Durante l'omelia di domenica scorsa, il parroco della chiesa di Pertosa, Don Pasquale Risa, ha lanciato un appello e lo ha fatto con toni forti. Sapete cosa è successo quella notte? E non parlate, questa è omertà. Il riferimento a quella notte riguarda l'omicidio di Isabella Panzella, avvenuto a Pertosa nel maggio del 2016 e ancora senza un colpevole. Il parroco di Pertosa ha tuonato dall'altare partendo dal furto dell'oro di San Benedetto e chiedendo alla comunità religiosa di intervenire, di parlare, di non sussurrare, ma di rivolgersi alle forze dell'ordine. Io, ha detto Don Pasquale, sono disposto ad accompagnarvi. Isabella Panzella viveva a pochi metri dalla chiesa, fu uccisa e abbandonata in strada, scalza e con gli abiti completamente zuppi, come se qualcuno avesse voluto pulirli. L'unico sospettato della sua morte fu il fratellastro, mai indagato, morto nei mesi scorsi per cause naturali. Molte domande sono rimaste insolute e soprattutto chiarire cosa sia accaduto a Pertosa in quel sabato notte resta un vero e proprio giallo. Delle risposte si attendono anche dagli esami sulle auto di proprietà del fratellastro, analisi tuttora oscure. Insomma, un giallo insoluto che potrebbe trovare delle risposte se qualcuno parlasse, almeno stando all'appello lanciato dall'altare da Don Pasquale.